Iniziamo il nostro incontro di formazione con la presenza e l'intervento di Don Giuseppe Morante. Affidiamo a Maria colei che è l'immagine della donna perfetta e in lei vediamo anche l'immagine della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho già letto la conferenza che ci terrà Don Giuseppe. Lo ringraziamo perché un vero teologo non deve avere solamente, chiaro, principalmente la parola di Dio, ma anche il giornale, per poter attualizzare questa parola nel contesto in cui noi viviamo. E oggi, anche per fatte di cronache, non cronaca, ma purtroppo cronache quotidiane, siamo stati scandalizzati, mortificati nella nostra mascolinità e femminilità per quello che sta succedendo anche nella nostra Italia. La maggior parte sono femminicidi, ma anche qualche omicidio, quando il rapporto uomo-donna non è secondo il progetto di Dio. E allora Don Giuseppe ha pensato bene di chiarirci le idee su questa confusione generale che sta sorgendo anche in mezzo ai cristiani, circa l'identità dell'essere uomo e donna, ma in quello che è il progetto di Dio, perché Lui ci ha pensati così dall'eternità. Cedo la parola a Lui perché ci possa illuminare anche su false interpretazioni di passaggi del Papa o anche del Magistero. Buon ascolto a tutti. Riprendiamo allora le nostre riflessioni mensili, ricordandoci fondamentalmente che noi viviamo in una realtà storica, umana, gestita dai nostri comportamenti terreni. La parola di Dio ieri invitava a pensare non solo alla materialità del corpo. Gesù ha sanato un lebbroso, uno storpio, ma anche alla salvezza dello spirito, ha salvato l'anima. Non dobbiamo pensare solo alla guarigione del corpo, ma anche alla salvezza dell'anima. E oggi queste due dimensioni sono molto separate. Allora il titolo: l'uomo e la donna nel progetto di Dio. Perché? Perché sembra che ci sia un distacco anche in molti credenti tra quello che Dio ha pensato dell'essere umano, uomo-donna, e come l'essere umano, uomo-donna, si comportano. Se diamo uno sguardo alla cronaca quotidiana, avvertiamo delle tendenze maschiliste, che sono un po' la derivazione di un certo patriarcato, cioè l'uomo è il padrone di tutte, gli altri sono al suo servizio. Non è così dall'origine del mondo. Ma questo porta appunto a una forma violenta contro il genere umano. Allora, le tendenze maschiliste cercano di dominare il sesso femminile,
la donna. Quindi l'uomo cerca di dominare, e quando la donna non si lascia dominare, si ribella, le uccisioni. E ci sono anche delle tendenze femministe che non sono sempre molto evidenziate, ma anche perché nella cronaca di oggi prevale il maschile e non il femminile, e quindi tutte le manifestazioni femminili non sempre sono pubblicizzate allo stesso livello. Vuol dire che c'è una tendenza manipolatoria occulta, di dominio, e questo annulla la libertà dell'uomo. Noi cristiani dobbiamo conoscere il messaggio originale del testo biblico. E allora io qui cito, no? La Bibbia ha due racconti della creazione nel libro del Genesi. In sei giorni creò la terra, l'acqua, l'aria, e poi l'uomo e la donna. E li mise nel paradiso terrestre. E dice che li creò dalla terra, facendone quasi dei pupazzi di creta, e gli soffiò l'alito dello spirito. Questa è una prima descrizione fenomenologica, tipo racconto semplicistico, per far capire alla gente della prima generazione cristiana o della prima generazione biblica, quando Dio chiamò Abramo per il suo popolo eletto, per far capire che l'uomo è creato da Dio e dipende da Lui. E quindi non ha nessuna indipendenza, ha semplicemente l'autonomia della propria libertà, che può accettare o rifiutare. Però la Bibbia dice che a un certo punto l'uomo rifiuta questo progetto, mangiando la mela e volendo diventare a posto di Dio, comandando Lui. Allora è chiaro, adesso usiamo le parole per intenderci il significato. Ma non è questo il progetto di Dio. Nell'uno deve prevalere sull'altro, nell'altro ha il predominio sull'altro genere. Quindi bisogna, come credenti nel Dio creatore, rispettare l'identità originaria dell'uomo e della donna. Secondo racconto della creazione, che è più teologico, cioè che è più riflesso sulla rivelazione di Dio, dice che la donna fu creata, mandò una specie di torpore al corpo di Adamo, lo fece addormentare, gli aprì il costato e dal costato tirò fuori un altro, una specie di parto dal petto, tirò fuori l'immagine della donna. Allora non l'ha creato dalla testa, e non l'ha creato dai piedi, dal costato a fianco al cuore. Vuol dire che sono due cuori che devono coinvolgersi reciprocamente alla pari. Due cuori in due corpi differenti ma uniti nella generatività. E allora l'uomo e la donna rispondono ad un progetto di Dio che deve essere generativo e fecondo. Crescete e moltiplicatevi. Che cosa c'è nella cronaca di oggi? Se noi leggiamo nella società civile, no? Si riscontra una confusione culturale dei ruoli del maschile e del femminile. Nessuno dei due deve prevalere sull'altro, sono due ruoli differenti, collaborativi nell'unità. Due ruoli differenti, collaborativi. E invece molte volte la società di oggi ci mostra esattamente distorsioni sociali e culturali. Aborto, divorzio, unioni civili, eutanasia, fecondazione artificiale, utero in affitto, contraccezione, sperimentazione sugli embrioni, azzeramento demografico, non si nasce più,
Convivenza sessuale. Non si dice marito e moglie, il mio compagno, la mia compagna. Vuol dire che il sacramento è annullato. Convivenza, omosessualità, nomadismo sessuale, transessualità, matrimoni gay, omogenitorialità, cioè due maschi adottano un bambino, due femmine adottano come se fossero figli. Coppie omosessuali, ideologia del gender, gender è il dominio del genere, femminismo, rigetto di ogni forma di autorità e crisi del ruolo genitoriale. Manca crisi del processo educativo, del rapporto intergenerazionale. Ho elencato una serie di movimenti culturali e sociali che coinvolgono milioni di persone. Allora è chiaro qual è la confusione sulla identità di genere che non corrisponde più a quello che è il progetto di Dio? E qual è il ruolo di noi cristiani? Non fare la guerra a quelli che la pensino in questo modo, ma cercare di realizzare al meglio quello che invece Dio ci ha offerto come dono della vita. Però anche nella Chiesa ci sono visioni diverse e non è strano. E anche tra i vescovi, e anche tra i preti, e poi tra molti laici. Allora, nella Chiesa si riscontra anche la presenza di chi oppone un rifiuto alle radici cristiane, chi vive un ateismo pratico, anche da battezzato. Ci sono visioni come agnosticismo, non mi interessa, io la penso così. Molti cristiani la pensano così. Il valore del dono della creazione non è prodotto dall'uomo, è dono di Dio. Allora tu non la puoi pensare come vuoi tu, come Dio ha voluto ed è rivelato nella Bibbia e trasmesso dalla Chiesa. Ci sono delle pretese di ruoli diversi, per esempio donne prete, entra nel discorso più ampio della ministerialità, cioè sono anche riflessioni storiche che vanno affrontate secondo le culture dei tempi. Ma questo, quando non c'è una visione comune, crea scompiglio all'interno della Chiesa, crea divisioni, chiaro. Abolizione del celibato ecclesiastico. Alcuni dicono lasciatelo libero, altri dicono, ecco, chi invece fa la scelta di appartenere a un'istituzione consacrata lo fa liberamente. E, che più? Benedizione delle coppie gay, eh? C'è anche adesso qualche prete che dice e dobbiamo benedire due donne che vogliono creare una convivenza come famiglia. Chiamiamola convivenza, ma non famiglia. Cioè si confondono anche i ruoli e il significato delle parole date ai ruoli. Crollo di vocazioni ecclesiastiche, partecipazione alla messa domenicale ridotta, vergogna di appartenere alla Chiesa, si dice di essere indipendenti. Una forma di dialogo ecumenico perverso, cioè non tutte le religioni sono allo stesso livello, ma non le possiamo mettere tutte sullo stesso piano. E poi una forma di democratizzazione nella Chiesa. In certo qual modo la Chiesa sinodale di questo periodo cerca di allargare il consenso, no? Chiedendo il parere e tenendone conto. Questo è anche giusto, ma alla fine ci vuole sempre uno che tira le file del discorso, perché la Chiesa non è fatta di persone allo stesso livello e tutto quello che dice uno vale per l'altro. Ci vuole una guida di comunione sui valori fondamentali che non sono personali ma sono rivelati da Dio.
E insomma, capite perché c'è una tendenza al riduzionismo della visione cristiana della vita, non solo nella società, ma anche nella Chiesa. Ecco, questo panorama mondiale è molto pubblicizzato dai mezzi di comunicazione e molto presente nella cronaca di ogni giorno. E allora ci domandiamo noi, ma qual è il vero senso dell'origine dell'uomo e della donna? Perché maschio e femmina l'ha creati? Qual è il rapporto dell'uno verso l'altro? Crescete e moltiplicatevi. È il ruolo della vita come dono di Dio attraverso il rapporto umano dell'uomo e della donna, che poi diventano un segno sacramentale, diventano un sacramento di comunione ecclesiale. Questa è la verità che nasce dalla Bibbia e si concretizza nell'insegnamento della Chiesa. Allora, la prima conclusione da questa premessa qual è? Che se l'uomo sta perdendo la sua identità di genere, bisogna insegnare di nuovo l'uomo all'uomo. Chi è l'uomo nel progetto di Dio? Allora si riscopre il valore originale nella riflessione biblica. Perché? È perché se non si rapporta di nuovo l'origine alla attualizzazione dell'oggi, si perde il significato del valore fondante. E allora la confusione dell'identità di genere diventa un groviglio di rapporti umani sbagliati. Questa fondamentalmente diventa la premessa per avviare una riflessione umana nella Chiesa, perché non possiamo imporre agli altri quello che noi non viviamo nel bene della nostra identità. Cioè, purtroppo, il valore dell'identità umana di genere, l'uomo e della donna, ha perso la sua radice originaria ed è diventato oggetto di riflessione personale. In termini razionali, filosofici, si dice oggettivo e soggettivo. L'oggettivo vale per tutti, il soggettivo vale per la persona. Quando quello che vale per la persona è imposto a tutti, si cambia la radice del genere umano. E allora c'è confusione di trasmissione di valori. Ecco perché allora anche nella Chiesa si perde il senso della comunione nell'identità di genere, il maschile e il femminile, con ruoli diversi, ma rispondenti alla stessa iniziale proposta di Dio: dare la vita, mantenere nella vita. Il disegno di Dio corrisponde al desiderio profondo del cuore, che purtroppo oggi viene messo a tacere. Allora, annullando il desiderio del cuore, prevale non il bisogno profondo dell'umanità, ma il soggettivismo del parere personale di qualche idea strana, che sta in qualche modo trasformando l'umanità in un deserto spirituale. Prevale solo il genere sessuale e non il significato spirituale del rapporto uomo-donna. Quindi la differenza non è inventata dall'uomo, differenza di genere, ma è radicata nell'origine della storia umana. Non la possiamo annullare, la dobbiamo difendere, perché anche poi nella Chiesa è santificata da un sacramento
che si chiama il battesimo. E allora, tra l'uomo e la donna, che cosa ci deve essere? Una reciprocità nella differenza di genere. E la famiglia è fatta da una reciprocità in una differenza tra l'uomo e la donna. Due sessi in una reciprocità che danno vita all'uomo nel mondo. Quando si annulla questa reciprocità, si convive nelle differenze omogenitoriali. Due donne, due uomini che vivono insieme. Non lo possiamo impedire, ma non lo possiamo condividere, che è diverso, no? E non lo possiamo giustificare secondo la nostra visione di fede. Allora, questo significa che la radice del cuore umano si è pervertita, ha perso il suo senso. E bisogna recuperarlo riscoprendo i veri significati che sono rivelati nella Bibbia. Ecco, dicendo che l'essere umano è creato maschio e femmina, la Bibbia ci rivela la verità fondamentale sulla persona umana. Innanzitutto, rivela la differenza come una dimensione fondamentale dell'essere umano. Quindi non sono uguali, non sono interscambiabili, sono differenti, ma si accettano nella differenza per formare l'unità della famiglia. Allora, dimensione fondamentale dell'essere umano è maschio e femmina. Nella scrittura infatti leggiamo che Dio crea l'essere umano a sua immagine. E allora Dio è padre e madre, Dio è uomo e donna. Ma nella sensibilità del corpo lo fa vedere anche nella materialità dell'essere creato dalla terra, però animato da un soffio divino. Allora capite perché questa differenza va difesa e non va combattuta. Va difesa per creare l'accordo e non per farsi la guerra vicendevole. Cose che non avviene, cose che non si realizza nel significato del genere umano. Ecco, tutto ciò rivela allora pari dignità tra l'uomo e la donna, perché entrambi sono stati creati a immagine di Dio. Ecco perché allora la vera promozione della donna non va mai separata da tener conto della figura maschile, e ciò vale anche in senso opposto. Ognuno è in relazione all'altro, ognuno si completa guardandosi nel volto dell'altro e compenetrandosi a vicenda, accettandosi nella reciprocità di due ruoli che formano una unità umana. Allora capite perché nella società di oggi, quello che abbiamo visto sia nella Chiesa sia nella società civile, come difformità, come estraneità, come situazioni veramente deformanti il genere umano, non appartengono alla visione cristiana della vita. E anche nella Chiesa dobbiamo fare dei grandi passi di conversione per recuperare il significato umano della famiglia, il senso della vocazione alla consacrazione in una ministerialità senza generatività ma con molta fecondità. Quando si dice che il prete viene chiamato padre,
non significa che genera vita materiale, ma significa che feconda vita spirituale. Rimane l'attributo, ma nel significato complementare del termine. Allora il padre non si sostituisce al genere, ma completa i due generi nell'unità della vita umana e spirituale. Allora, quando Dio crea, dice fiat, sia così, così avvenga. E noi dobbiamo rispettare questo valore generativo. Creando il mondo come questa manifestazione della creatività, Dio crea e affida all'uomo la possibilità di dare vita, significa che si porta avanti la creazione affidata al genere umano, maschile e femminile. Allora l'uomo in qualche modo riprende in mano il senso creativo di Dio. Dio dà all'uomo la potenzialità creativa. È una cosa grandiosa, vedete? Però viene banalizzata come se fosse unicamente un piacere umano, una soddisfazione sensuale. Dio crea il mondo buono, ma l'uomo disfa questa bontà e l'uomo e il mondo diventa perverso, sbagliato. Ecco perché allora ci sono tutte queste radici di difformità al progetto di Dio. Che cosa ha fatto la Chiesa in 2000 anni? Ha cercato di trasmettere questi valori in tutte le varie forme di evangelizzazione, attraverso un insegnamento costante fatto da tanti, ma non sempre accettato, perché ogni volta c'è stato sempre chi ha remato contro, quelle che si chiamano scismi, separazioni, divisioni, conflittualità all'interno delle stesse comunità. E vuol dire che c'è la radice del male come egoismo personale che si sostituisce al dominio nei confronti degli altri. E da questo dominio nasce allora la schiavizzazione dell'altro genere da parte di uno dei due. Allora facciamo tre riflessioni a partire da questi racconti biblici della creazione, no? Dio creò l'uomo e la donna. Nel primo racconto, a livello puramente semplicistico, creando dei pupazzi e soffiandogli dentro e dandogliene, oppure aprendo il costato e creando l'uomo dal suo cuore, come carne viva, non come materia inerte. La prima riflessione sulla creazione ha creato nella storia un conflitto tra la scienza e la fede. Da quando l'uomo ha incominciato a gestire il mondo in una creazione continua, ha sviluppato anche la ragione umana, ed è una cosa buona. La capacità razionale dell'uomo non annulla il senso della libertà, ma cerca di giustificarla alla luce di valori, di principi che non sono insiti nella realtà materiale, ma provengono dal valore spirituale di un Dio trascendente. Allora, la prima dimensione fondamentale che dobbiamo ricavare dalla creazione è che l'uomo e la donna devono rispettare nella storia il progetto originale di Dio. E allora il maschio e la femmina creano la famiglia. La famiglia è una realtà sociale oggi la più disastrata della storia umana. Se ci guardiamo un po' attorno lo vediamo dappertutto, nel piccolo e nel grande. Ecco perché allora si dice che
nel 2050 gli italiani saranno 30 milioni, nel 3000 gli italiani saranno 5 milioni. Sono prospettive che fanno così, però questo sta a indicare che cosa? Cioè la decadenza delle nascite e la crisi della famiglia. Allora, che cosa dobbiamo fare allora noi cristiani? Lavorare in senso contrario. Che cosa ci tocca veramente fare? Insistere sul rapporto dell'uomo e della donna, per esempio già nell'adolescenza, quando sorgono i desideri affettivi di relazioni umane. Non banalizzare il sesso, ma rendergli quella vitalità necessaria che dice che appartiene al progetto della creazione e che tu diventi strumento di Dio nel creare vita sulla terra. Lavorare molto per l'unità della famiglia, creare comunione familiare, creare gruppi di famiglie che condividono, rapportare di nuovo le famiglie alle generazioni successive, perché non c'è più dialogo interfamiliare. Ecco, questo è il primo compito fondamentale che tocca a noi cristiani quando vogliamo veramente rispettare il progetto originale di Dio. Questa prima riflessione allora ci deve aiutare a combattere il male morale che divide le persone fra di loro. Molte volte si accentua più l'aspetto della simpatia o della antipatia che non il principio dell'accoglienza e della reciprocità. Non si accettano le differenze di genere. E il matrimonio è fatto da un uomo e una donna che sono differenti di genere e ognuno deve accettare l'altro per quello che è, non per quello che vuole che esso sia. E solo in questo modo si cominciano a diminuire le fratture della famiglia, a creare maggiore unità, maggiore intesa. E questo non tocca solo ai preti, ai vescovi e al Papa. Il Papa, anche nella Chiesa oggi, incontra molti ostacoli dentro le gerarchie stesse. Perché, per esempio, molti degli interventi di questo Papa, un po' traballante fisicamente, non sono invenzioni personali, sono dentro l'insegnamento fondamentale del Concilio che è avvenuto nel secolo scorso, a metà, negli anni 60, e che poi da molti preti e vescovi è stato affossato. Allora, quando si dice che il Papa attuale era contro il Papa precedente, non è vero. Sta riscoprendo certi valori che gli altri non hanno messo in evidenza. E questo è il senso anche di un cammino storico che si fa nella vita comune della Chiesa. E allora anche molti cristiani oggi dicono no, ma era meglio quel Papa, era meglio quell'altro. Ognuno è se stesso, ognuno è sempre diverso. E questo è il bello della diversità che si accoglie. Perché ogni diversità è una ricchezza, non è un annullamento dell'altro. Se non entriamo in questa ottica, anche nella Chiesa, ognuno si costruisce la Chiesa secondo la sua visione personale. Capite allora perché è importante recuperare questa imperfezione nel rapporto di genere, basandolo fondamentalmente su questa radice fondamentale. Fede e scienza, ragione e scienza, non sono in contraddizione. Sono due modalità umane di leggere la realtà. Una cosa è una lettera che descrive un fatto come è avvenuto e una cosa è una poesia che dice lo stesso fatto attraverso alcune immagini simboliche. Sono due linguaggi diversi, non sono in contraddizione. Questa allora è una ricchezza. Allora il cristiano è armato di queste due armi, la fede
e deve leggerla nella Sacra Scrittura, nella Rivelazione, nella Chiesa. E la scienza deve essere secondo l'uso retto della ragione. Quando la scienza dice che può creare la vita, non è vero, non è possibile. La ragione non può affermare una cosa del genere, perché la scienza lavora su che cosa? Sulle cose visibili, toccabili, sperimentabili. La parte spirituale non è sperimentabile. E allora capite che non può essere in contraddizione la scienza e la fede. E invece molte volte si mette in conflitto e dice: questo è contro la scienza. La scienza legge in un certo modo, la fede in un altro modo. Tutte e due sono possibilità concesse all'uomo. Allora dobbiamo demitizzare i progressi scientifici, che non tutti sono sempre a vantaggio dell'uomo. Pensate a quello che si sta adesso discutendo, qual è l'attuale momento storico in cui si entra più in conflitto? L'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale diventa sempre più progressiva e indipendente, vuol dire che a un certo punto sottrae all'uomo la sua capacità naturale di pensare, di ragionare e di agire. E allora vuol dire che l'uomo ha creato qualche cosa più potente di se stesso. È quello che ha fatto Adamo quando ha detto a Dio: tu mi hai creato, adesso mettiti da parte, io sono a posto tuo. Capite dove siamo? Ecco perché allora ci sono dei comitati cosiddetti etici che si radunano per riflettere sul modo di governare le ricerche scientifiche e tecnologiche, perché se diventano totalmente più potenti dell'uomo lo mettono da parte. Nessuno li può fermare a questi qua. Questo diventa il grave dramma. E questi qua. Ma vedete, il problema è, non è che nessuno li può fermare, diventa una potenza automatica. Automatica. Cioè le scelte vanno fatte da parte di chi ragiona, non quando ha fatto, dice: no, questo è possibile, allora facciamolo. Molte volte anche noi dice: questo è possibile, facciamo, ma mi fa bene o non mi fa bene? Cioè questo non ce lo poniamo noi. Allora il problema morale nasce da questa visione cosiddetta etica, cioè che giustifica il fare o non fare una cosa, e quando si fa una cosa che non è a vantaggio autentico dell'uomo non la si dovrebbe fare. Ma la si fa lo stesso, perché si ritiene che sia una cosa buona. Allora c'è una confusione di tipo culturale nella società. C'è la separazione esattamente della ragione dalla fede. Allora la ragione deve entrare in un'ottica umana per salvaguardare il valore trasfigurato dell'uomo creato da Dio. Quel soffio di vita non me lo dà la tecnica, ma me lo dà la fede. Ma io quando mi affido al soffio di vita della tecnica, perché mi fa bene, anche noi oggi, se voi vedete le pubblicità, no? Che cosa sono? Sono tutti i materiali, prodotti e offerti per liberare l'uomo dalla fatica. Nessuno vuole più faticare, e allora è chiaro che ha bisogno di trovare dei sostituti. Allora i robot diventeranno i sostituti dell'uomo, ma i robot sono tecnica.
qualcuno sta dicendo, si cominciano a creare anche dei robot che hanno sentimento. È un fatto meccanico. Cioè, il robot che sorride, non sorride con il cuore, sorride semplicemente con il corpo. Il sorriso non è espressione di un volto, ma è atteggiamento di un animo. Si manifesta esteriormente. Allora, il tecnico appare solo nella materialità, il morale è nella spiritualità. Ecco perché allora, vedete, oggi questo rapporto dell'uomo e della tecnica ha in qualche modo stravolto anche il rapporto dell'uomo e della donna. Ecco perché bisogna insegnare l'uomo all'uomo. E ci avviamo allora alla conclusione. Vedete, semplicemente sono dei tentativi di dire come dobbiamo possibilmente vivere noi questi valori, diffonderli attorno a noi e incrementarli negli insegnamenti che la Chiesa fa all'uomo del nostro tempo, nei momenti in cui ci si incontra per manifestare la fede. Per concludere, l'uomo e la donna hanno la missione di Dio di costruire il mondo, dando nuova vita. Allora, l'uomo e la donna sono segno di una comunione che si chiama famiglia. Allora, oggi il compito fondamentale della Chiesa è quello di difendere, favorire, educare una famiglia, le famiglie. Tutta la pastorale delle parrocchie dovrebbe essere reincentrata sulla famiglia. Non ha senso più oggi, dove non c'è più la dimensione sociale della cristianità, che ci siano padrini e matrine che assistono i bambini nei sacramenti. La vita al bambino non l'ha dato il padrino o la madrina, l'ha dato il genitore. Allora, capite? È così anche a livello di catechesi. Chi è che educa ai valori della vita? Chi gli ha dato la vita? E invece a posto del genitore c'è il catechista. Allora io capisco che ci vuole un educatore cristiano in una persona che ha già una certa età quando è capace di ragionare, quindi a partire dall'adolescenza. Ma il catechismo da fare ai bambini fino ai 13-14 anni, quando ricevono o possono ricevere il sacramento della vita adulta, la cresima, la devono fare il papà e la mamma, non i catechisti. Allora, queste sono le scelte nuove che impone la Chiesa oggi in un mondo che è cambiato completamente. Allora, se leggiamo queste statistiche e ci rendiamo conto che il mondo è cambiato, noi continuiamo a fare come prima, siamo anacronistici. E se continuiamo a gestire il rapporto della preparazione dei fidanzati più o meno alla bella e meglio, è meglio che convivano e quando sono maturi e pronti fanno, celebrano il sacramento. Non so se è chiara questa visione pastorale, no? Allora noi dobbiamo essere coscienti di questa realtà nuova che si è creata e dobbiamo cambiare anche le possibilità e le strutture per favorire di nuovo questa riscoperta dell'identità di genere dell'uomo e della donna. E a ciascuno il suo, che è diverso, ma non contrario, diverso. Noi il diverso non lo accettiamo spesso, perché lo vogliamo uguale al nostro. Allora
trasformiamo anche l'uomo e la donna come se fossero prodotti della nostra mente, non della natura creata da Dio. Allora, mettere insieme la scienza e la fede è compito normale dell'educazione cristiana. Non dobbiamo mettere l'uno contro l'altro, non dobbiamo dire che la scienza combatte la fede, né dobbiamo dire che la fede non riconosce la scienza. Perché ognuno dei due ha oggetto di approfondimento diverso. E dove sta il diverso? Nell'anima e nel corpo. Purtroppo noi anche nella razionalità, diciamo filosofica, di una certa filosofia del passato, abbiamo detto, ci hanno insegnato da bambini, no, che l'uomo è composto da anima e corpo. Non è esatto come definizione. Le due realtà non sono due cose diverse, sono una unità che si manifesta attraverso queste dimensioni. E lo avvertiamo non semplicemente nel corpo, ma anche nella mente e nel cuore, il valore di una realtà fisica. Quando diciamo mi fa male un dito, non diciamo che è la mano che è malata, è il dolore nostro personale di tutto che ci angustia un po'. Capite dove allora sta l'unità di genere, il maschile e il femminile? Nella reciprocità che si accolgono e si integrano e si rispettano vicendevolmente e non si fanno la guerra, non si Allora educare ad accettarsi da bambini è fondamentale, favorire una crescita armonica nelle relazioni umane nella preadolescenza è fondamentale. Allora ci vogliono educatori, genitori educatori che sono capaci di dialogare con i propri figli e non farsi i fatti propri ciascuno per conto proprio. Ecco perché allora il problema si risolve solo quando una Chiesa riesce a convincere i fedeli che accolgono la parola di Dio a rispettare la fonte principale della creazione, Dio che ci dà la vita e l'uomo che diventa strumento di Dio nella vita di ogni giorno. Allora ecco perché non dobbiamo disprezzare il genere maschile o femminile facendoci la guerra, ma accogliendoci nella reciprocità e costruendo questa unità di genere che crea vita, che rende generativa la vita e rende feconda la vita di beni morali e spirituali, non soddisfatti da cose materiali. Quindi l'azione più importante che può fare l'uomo e la donna quando diventa immagine di Dio nel creare vita, è la cosa più importante che un uomo che genera la vita affida a una fecondità di vita che diventa vita generativa per tutti. Allora il mondo diventa più vivibile, altrimenti facciamo tante prediche, tanti comizi, tanti messaggi sulla pace, ma la guerra continua. Da una parte diciamo che dov'è e poi si costruiscono armi. Da una parte diciamo che dobbiamo stare in pace e poi si crea sempre un disagio perché l'uno vuole prevalere sull'altro. Ecco, i mali in grande nella società dipendono dal non accettare nel piccolo i rapporti personali di ciascuno nel progetto di Dio. L'uomo e la donna nella diversità di genere, ma nella reciprocità del rapporto, sono il segno di un Dio che crea, continua a creare e continua a dare vita all'umanità. Se noi diventiamo strumenti di questa continuità nella storia, noi facciamo l'azione di Dio nella storia umana. E questo è il recupero che dobbiamo avere come credenti nella fede e fiduciosi nella ragione umana.
Come sempre vogliamo ringraziare Don Giuseppe, però avevamo bisogno di questa chiarezza di fronte alla confusione generale che si genera anche nella Chiesa, quindi su i due sessi, i due generi, ma soprattutto sulla reciprocità, ma anche importante il passaggio rapporto, fede e scienza. E mi veniva in mente la lettura del breviario anche di un medico santo, San Giuseppe Moscati, viene esaltata Paolo VI quando lo proclamò beato prima di diventare poi santo, proprio perché sapeva mettere insieme e coniugare nella medicina con le sue anche intuizioni all'università, anche in quel clima un po' surriscaldato, perché sono sempre così un po' le nostre facoltà, a non venir meno a quelli che sono i valori anche della fede, con tutto il rispetto della scienza. Grazie, spero, anzi sono sicuro, che adesso su questo argomento, transessuali, padrine, tutta questa roba qua, matrimoni gay, abbiamo le idee chiare per quello che è il magistero della Chiesa, oltre a partire dalla chiarezza della parola di Dio, perché è partita la fonte, è lì nella rivelazione.